Buongiorno. Sì. Rapato. L'ultima volta c'avevi i capelli lunghi. Siamo al lago. Guardate che fisicaccio. Accio però. Siamo al lago. Ciao Puzzola. Puzzola c'ha caldo tanto, sì. Dai il cappello per caldo. Tieni del tuo cappello. Non te lo mangiare. Sì, che vuoi. Fa caldo, c'è 30 gradi. Fa caldo, è morto. Trenta gradi. Ah, aspetta che faccio vedere il mio cappellino. Aspetti. Aspetta, non trovo il dritto. Ciao. No, boh. Gira la mia al contrario il semino. Boh. Aspetta. Boh, ho fatto la Odri dei poveri. Regalo? Caldo? Caldo. Che inquadri? Lago. Non inquadrare la mia trippa. No, non è indecente. Sì, via testa delle gambe, non c'ho voglia di stare qua. Ah, è mezzogiorno e mezza. Siamo stati due orette al lago. Fa troppo caldo però. Sto sudando, cioè fa 30 gradi. Non si può con 30 gradi. Giorno è proprio bollente. Allora ha fatto un mini bagno, poi si è cominciato a lamentare, quindi niente, ora ce ne andiamo a pranzo con tutta la famiglia. Di Pierluigi, la famiglia. No, andiamo a pranzo. Samuele è andato a prendere un po' di cose per lei, che adesso sta cominciando a mangiare la frutta. Aurora sta mangiando la pera e la sua faccia ogni volta che mangia la pera è... che non lo so se è perché è troppo dolce o che altro, però insomma cresce bene, ora dorme, infatti devo parlare anche piano. Stasera c'è la finale dell'Italia. Se... Poi vi faccio vedere un po', perché siamo a Bolsena, a casa di un nostro amico. Ha detto che non si vuole far riprendere, assolutamente no. Odio tutti i social network, eccetera, quindi non possiamo fare riprese. Però, insomma, oggi pomeriggio, visto che ci facciamo anche un giretto, perché a Bolsena ci sono le bancarelle, quindi poi comunque è pieno di turisti, è molto più turistico di qua, allora facciamo un giretto così tra le bancarelle, vi faccio vedere un po' di cosine, e niente, magari
trovo anche delle cose che mi piacciono, che mi compro, non lo so. Io sto morendo di caldo, non so voi. Infatti ho una sorta di mini vestitino addosso, super super, cioè molto molto corto, e poi basta. Ora aspettiamo Samuele. Ma voi lo sentite questo caldo abissale, Caronte? Cioè sono 35 gradi, 35. Si è mai vista una cosa del genere? Mamma mia, sto sudando. E poi tra parentesi, io lo tollero molto bene il caldo, perché io sono stile lucertola, cioè mi metto giù sdraiata a prendere il sole con l'olio abbronzante. Vi dico tutto, neanche la crema, l'olio abbronzante, perché io praticamente non mi scotto. E di conseguenza non metto la protezione, non l'ho mai messa, penso che l'avrò messa, mia madre me la metteva quando andavamo al mare, che avevo tipo 13 anni, 14 anni, dai 14-15 anni in poi non l'ho più messa io la protezione. Ho messo giusto ogni tanto che vado al mare, che proprio sto sotto il sole dopo pranzo, presto, ho messo la protezione quella bassa. Però di solito non metto mai la protezione solare, so che è una cosa sbagliatissima, però non la metto. E metto l'olio abbronzante, quindi io praticamente divento il doppio di scuro che dovrei, cioè di solito vengo normalmente. Poi l'abbronzatura del lago è praticamente dura di più rispetto a quella del mare. Però è più difficile, cioè ci vuole più tempo per prenderla. Però una volta che sei arrivato al tuo colore, praticamente te la porti avanti molto più a lungo rispetto a quella del mare. Quindi diciamo che se magari vado al mare e in una giornata comunque sono bella scura, al lago ci vuole un po' più di 3-4 giorni, insomma. Però sto praticamente rompendo con un sacco di fregnazze che a voi non interessano. Vabbè, ci vediamo oggi pomeriggio che vi faccio fare un giro per Bolzena. Gli chiavi della macchina sono nel quadro. I soldi, io ho 36 euro in tasca. E sei ricco? E tu quanto c'hai? Quelli di ieri sera. E allora siamo stati ricchi sfonnati. 3, 2, 1... Olè! Andiamo a vedere la partita. Andiamo, pizza, birra e partita. Saluto, amore. Ciao! 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 Ah, la bustina del veleno. L'abbigliamento. Vi faccio vedere anche l'abbigliamento. Cioè, i miei capelli bagnati, i miei orecchini che riprendono sapientemente la maglietta. Perché il babbone fashion. Anche il babbo è fashion, guardate. Molto gitano, un po' guru. Sotto pantalone largo di quelli leggerissimi. Le mie solite pepe. Oh, andiamo? Sì, andiamo. Ciao. Ok, scendiamo le scale. Scale. Ma il mio anellino che sembra un biscottino. No, non biscottino. L'ho fatto io. È uno dei biscotti che mi è venuto meglio. Ultimamente non li sto più facendo. Eccoci qua. No, maledetto sole! Tutto fatto. Andiamo. Andiamo, andiamo. Intanto vi vedete il caseggiato dove siamo noi. Vicino una mezza rovina, una pizzeria pub. Il mitico Angels di Tino. La macchinuzza, ora carichiamo la macchina e forse guido io, boh, vediamo. Vado di guida. Guido io.
siamo a Bolsena. Siamo a Bolsena e non Bolsena. Visto che tutti i romani dicono Bolsena. Stai facendo? Vabbè, lasciamo perdere. Dove siete? Camminiamo. Pronto? Mi senti? Quello cos'è? Quel castello di Bolsena. Che si vede praticamente solo un cucuzzolo. Di proprietà dei principi del drago, da secoli. Come è di proprietà dei principi del drago l'isola bisentina che è in mezzo al lago di Bolsena. Niente, è il castello credo del 600. Ma che altro posso dire? Non lo so. È bello, ci siamo stati dentro, è un bel castello. Castello medievale. Ci siamo stati dentro quando io praticamente ero incinta, le scale non si sa come l'ho fatto. Castello medievale, credo del 700. Dovrebbe essere del 700, non sono sicuro. Eccolo il castello, si vede meglio adesso. Va bene, dai, ci vediamo lì sotto casa tua allora. Si vede molto meglio. Ciao. Adesso si vede meglio il castello. Lì c'è la porta. Ho fatto una riproduzione a matita del castello. Lì c'è la porta di Bolsena, della parte storica. Quello è il corso storico, la parte centrale, una delle parti più antiche del Bolsena. La più antica è sotto al castello, è anche la più bella. Sì. E qui c'è un'altra delle parti più vecchie, ma più recente di quella sotto al castello. Quella sotto al castello è una parte veramente storica, è dello stesso periodo del castello, il primo centro storico di Bolsena, insomma. Poi c'è quest'altro che è un po' più recente. Tutte delle case che stanno su quella via sono delle case storiche che hanno anche quelle proprio giusto. Quella porta. Ma prima ci stava, cioè era così o c'era tipo un uscio? No, queste avevano un portone qui e un portone dall'altra parte, i centri storici erano chiusi, ecco, che facevano parte di un principato, di un ducato, eccoci qua, nella parte storica. All'epoca dei comuni erano chiusi. Vicino, questo è il vicoletto, mi piace tanto. È il famoso passi e ti chiedono un fiorino, no? Era un po' così. Tu chiedi permesso per entrare al centro storico e loro ti chiedono la famosa gabella per entrare all'interno del centro storico. All'interno del paese. Ogni signore del paese aveva una gabella d'ingresso, chiedeva una gabella d'ingresso a chi voleva entrare. Vuoi far vedere Bolsena? Sì. Sono contenti i bolsenesi se gli pubblicizzi Bolsena. Capito, ho pubblicizzato grotte e adesso pubblicizzo Bolsena, poi pubblicizzerò qua pendente. Ma poi affittano per l'estate, quindi se volete un po' di fresco è meglio che venite qua piuttosto nel mare. Lago, è fresco, l'acqua dolce. Qua si sta bene. Ma che bello. Dai, che ora quanto ne dimostro? Ancora non gli hai detto la tua età. Allora loro hanno detto. Ora quanti ne dimostro? Aspetta, prima ti spiego. Allora, alcuni hanno detto 40. No. Altri hanno detto 37, 38. Altri hanno detto 32, 33. Altri addirittura te ne hanno dati 27. Lui allora, in realtà? Per i 40, no, non ve lo dirò mai. Per i 40 diciamo A4. Ma A4, eh. Per i 37 diciamo Fogherello. Per i? Poi dimmi. 27. Ma acqua a questa, dai, a questa. Acqua. Acqua. Imparare. Acqua.
E per i 32-33 sempre fuocherello, vedete un po'. Insomma, diglielo però. No, ve lo dico. Alcune ci hanno azzeccato, quindi ora, devi dire. Ora vi dirò, secondo voi adesso, quanto vi mostro? Poi la prossima volta forse c'è un po' del Bruce Willis così. Con gli occhiali Bruce Willis in cielo. Sì, ma... No, è appunto 3,5. 35. 35. C'è vecchietto qua. Sì, lo so. Sono io quella di un cello. 35, li sento tutti io. Siamo quasi alla fine. Belli palloni, lo voglio anche un pallone. Allora, ci siamo fatti praticamente tutta la via. Sì. E adesso siamo arrivati all'altra porta, giusto? Eh sì, è finito una parte del corso, c'è un altro pezzo dall'altra parte che va verso la chiesa di Santa Cristina, quella famosa chiesa del miracolo di Santa Cristina. Basta, capito, mica sono documentarista io. Vabbè, la famosa chiesa del miracolo è famosissima, basta che vi documentate la troverete. Questo era... adesso è un teatro, è una chiesa sconsacrata. Bella, diventata un teatro, adesso è un teatro. Questa è la piazza. Teniamo un po'. Oh, io non ho bisogno della granita o qualcosa di fresco. Andiamo. Gelateria qui? Sì. Però ce l'ha le granite, mi sa di non sì. Non lo so, andiamo. Sì, andiamo.